E adesso ospite del nostro talk è un amministratore comunale di Brindisi, in particolare l'assessore ai lavori pubblici, il dottor Gianluca Quarta, che dovremmo avere già in collegamento, lo vedremo fra qualche istante dalla regia. L'assessore Quarta è stato nominato sindaco con l'attuale amministrazione, guidata dal sindaco Pino Marchionna. Benvenuto, assessore Quarta, grazie per aver accolto il nostro invito a far parte degli ospiti di questa trasmissione, il talk che dà avvio alla pagina di informazione di Telerama legata a questo orario. Grazie ancora, assessore Quarta. Lei ha proposto nei giorni scorsi una cosa a cui i cittadini tengono in maniera particolare, cioè un piano per intervenire sul decoro urbano, perché spesso se ne parla, i cittadini ovviamente si lamentano, ci sono cose che si possono fare immediatamente, cose che hanno bisogno di tempi necessariamente più lunghi, perché nessun cittadino deve dimenticare che la burocrazia ha i suoi tempi e quindi non si può pensare di intervenire con una telefonata magari. Però questo piano che lei ha elaborato riguarda gran parte del territorio cittadino, ce ne parla, assessore? Buongiorno direttore, innanzitutto volevo ringraziarla per avermi invitato in trasmissione e volevo salutare tutti i telespettatori all'ascolto. Noi dal primo momento dell'insediamento dell'amministrazione abbiamo cercato di fare fronte a quelle che erano già le segnalazioni che erano pervenute in campagna elettorale. Immediatamente abbiamo provveduto a istituire due mail, che sono quelle del decoro urbano e dei lavori pubblici, quindi decorourbano@comune.brindisi.it e lavoripubblici@comune.brindisi.it. Dalla prima fase di ricognizione abbiamo provveduto in collaborazione insieme all'azienda municipalizzata Brindisi Multiservizi, a Ecotecnica, che si occupa della raccolta dei rifiuti e della pulizia dell'igiene urbana, abbiamo provveduto a mettere in piedi questo programma che riguardava il decoro urbano. Ci tengo a sottolineare che per quanto riguarda il discorso della multiservizi, Brindisi Multiservizi, abbiamo provveduto a redigere un programma che riguardasse appunto tutta la città e questo sarà un programma ciclico che si effettuerà in maniera scadenziata. Mentre per quanto riguarda quello che è il programma di Ecotecnica, abbiamo al momento effettuato un programma fino al 30 di settembre, in quanto, come lei ben sa, è in scadenza il contratto con l'azienda, subentrerà una nuova azienda e quindi con la subentrante provvederemo poi a coprire la restante parte del tessuto urbano. Il problema che abbiamo più che altro riscontrato è che comunque c'è stato una necessità di intervenire. Ci sarebbe la necessità di intervenire per quanto riguarda i lavori pubblici su diverse strade, perché le strade sono in fase di, come possiamo dire, di rinnovo. Ci sarebbe bisogno di rinnovo, in quanto il manto stradale è davvero compromesso. Ma questo lo faremo con un'attività, come ha detto lei prima, di programmazione dei lavori pubblici e per questo ci sarà necessità di tempo. Mentre per quanto riguarda la pulizia delle strade e per quanto riguarda la manutenzione delle essenze arboree, abbiamo provveduto, scusate, si era un attimo staccata la linea, abbiamo provveduto a mettere in piedi questo programma che riguarderà quasi 120 ettari per quanto riguarda il verde e tutta la città per quanto riguarda la pulizia. Io purtroppo mi consentirà di fare un appello tramite la sua trasmissione ai cittadini. Noi stiamo ricevendo mediamente, quotidianamente, oltre 120 segnalazioni per settimana per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti. E questa è una piaga importante della quale dover parlare, dover sensibilizzare la popolazione, in quanto gli abbandoni di rifiuti comportano una spesa rilevante poi, soprattutto sulle tasche dei cittadini che dovranno andare a pagare la Tari l'anno successivo. Ecco, assessore, non è il suo settore, ma obiettivamente ci vorrebbe anche un'azione di repressione. Capiamo che il Comune di Brindisi ha una cronica carenza di vigili urbani, però forse un minimo di repressione potrebbe risultare utile per contenere il fenomeno degli abbandoni. Sicuramente sono d'accordo con lei, stiamo provvedendo anche a installare
nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, delle fototrappole. Il problema è che spesso queste fototrappole sono visibili e spesso chi effettua gli abbandoni poi differenzia anche i posti e i luoghi degli abbandoni. Purtroppo non possiamo militarizzare e sottoporre a controllo tutta la città. Io credo che bisognerebbe fare un'attenta attività che spero di poter iniziare anche a livello sociale con la nuova azienda appaltatrice del servizio, per far capire l'importanza ai cittadini della differenziata, perché ovviamente conferire tutto in discarica comporta un aumento esoso per quanto riguarda la Tari. E poi abbiamo un altro problema, perché ovviamente anche questo ce lo segnalano i cittadini, che è quello del controllo da parte dei vigili urbani. Però, come lei sa, siamo in una fase di pre-sesto che purtroppo ci implica il fatto di non poter effettuare nuove assunzioni, e questo ovviamente si ripercuote anche sulla quantità dei vigili urbani della Polizia Municipale disponibile. Anche qui, purtroppo, in questo momento storico siamo compromessi anche a questo punto di vista. Io spero che con la nuova legge finanziaria qualcosa si riesca a sbloccare nei confronti dei comuni che sono in questa situazione di pre-dissesto, e magari poter ampliare gli organici della Polizia Municipale per poter effettuare ulteriori controlli. Assessore, tanti anni fa, davvero tanti anni fa, fu compiuta una scelta forse scellerata, quella di basolare i corsi principali, peraltro con basole di pessima qualità, e le conseguenze le paghiamo oggi. Ovviamente non è in alcun modo coinvolta la sua amministrazione, che si è ritrovata ad affrontare come le precedenti il problema. Probabilmente bisognerà cominciare a pensare a una soluzione definitiva, ovviamente accedendo a finanziamenti pubblici che riguardano i bilanci della Regione, non certo quello del Comune di Brindisi. Sì, sicuramente stiamo valutando come lavori pubblici diverse soluzioni, perché il problema non è dato tanto dal fatto che le basole sono inadeguate, ma dalla struttura che sostiene queste basole, che man mano sta cedendo. Quindi bisognerebbe fare delle scelte molto importanti, che comporteranno sicuramente una spesa importante, e dovremmo trovare, come giustamente ha detto lei, capienza in dei fondi regionali piuttosto che nazionali, piuttosto che europei. Ma questo è un problema che sta anche dissanguando le casse dei lavori pubblici e quindi del bilancio comunale, perché sistematicamente siamo costretti a intervenire a macchia di leopardo lì dove c'è il cedimento strutturale del manto che sostiene appunto queste basole nei corsi e nel centro della città. Assessore, a giorni sarete chiamati ad approvare il bilancio di previsione del Comune. Insolitamente in tutti i comuni d'Italia viene fatto praticamente quasi alla fine dell'anno, come se fosse un bilancio consuntivo, ma insomma anche far quadrare i conti non è stata impresa facile. Ma assolutamente no, perché di fatto questo non è un bilancio di questa amministrazione. Noi stiamo praticamente ci siamo insediati a luglio, quindi mancano sfrutteremo solo 4 mesi di questo bilancio. Sarà un bilancio purtroppo anche questo lacrime e sangue, perché le risorse a disposizione sono davvero limitate, ma ripeto, confidiamo nella prossima finanziaria, contiamo per il prossimo anno di presentare il bilancio di previsione anzitempo, perché di fatto questo sta per diventare un bilancio consuntivo anziché previsionale. Assessore, lei ha ereditato situazioni difficili, per esempio una pista ciclabile chiusa perché i lavori dello shuttle sono interrotti, tanti altri lavori pubblici sospesi, perché in Italia il problema della gestione dei cantieri pubblici è la cosa più difficile del mondo in questo momento, anche a causa del caro materiali. Sì, ci sono state diverse problematiche, innanzitutto per quanto riguarda la pista ciclabile dello shuttle, proprio di reperimento. Io mi sono informato perché anche lì ci sono e ringrazio, approfitto ancora una volta per ringraziare i cittadini per l'utilizzo delle mail istituzionali che abbiamo messo a disposizione, perché ci stanno arrivando diversi spunti anche per migliorare il servizio, e li invitiamo a continuare a utilizzarle. Per quanto riguarda la pista ciclabile dello shuttle, anche lì c'è stato una difficoltà dell'azienda appaltatrice nel reperimento dei materiali, e purtroppo si sono prolungati, da quello che mi hanno riferito i tecnici, di gran lunga le opere di conclusione del cantiere, ma sembra che adesso
proprio questa settimana hanno riavviato i lavori e quindi si potranno finalmente portare a termine e quindi ridare alla cittadinanza anche il servizio. In più sto cercando di avviare anche una pulizia straordinaria per quanto riguarda le infestanti delle restanti parti delle piste ciclabili perché ho verificato che sono in condizioni davvero pietose, quindi anche su quel fronte ci stiamo muovendo, ma ovviamente l'unica cosa che chiedo ai cittadini è di avere comprensione perché le attività che ho ereditato da effettuare sono davvero tantissime e abbiamo la necessità di tempo per poterle portare tutte quante a conclusione. Assessore, in conclusione, lei da consigliere comunale di opposizione ha avuto un cavallo di battaglia, uno dei suoi cavalli di battaglia era quello legato al trasporto alunni delle contrade periferiche. È una battaglia che oggi da assessore voi avete vinto, perché di fatto il servizio funzionerà da subito. Beh, è stata una grande battaglia, come si ricorda, la precedente amministrazione aveva deciso inizialmente di tagliare questo servizio, poi grazie anche a un blitz delle famiglie che arrivarono in Consiglio Comunale riuscimmo a far ritornare l'amministrazione sulle proprie idee e riuscimmo a far inserire. Ci Mi siamo? sentite? Sì, adesso sì, Sì, ok, assessore, prego. perfetto. E quindi abbiamo potuto reinserirlo. Adesso è ripreso fortunatamente quasi contemporaneamente con l'anno scolastico, purtroppo abbiamo dovuto riferirlo solo di 2 o 3 giorni, se non erro, e in più da quest'anno saranno disponibili anche i nuovi mezzi che sono elettrici per dare un servizio migliore e avere anche, essere meno impattanti a livello ambientale. Bene, non le rubiamo altro tempo, assessore. So che la giornata a Palazzo di Città di Brindisi non è delle più semplici. Grazie per la sua disponibilità. Alla prossima. Arrivederci. Grazie a voi per avermi invitato, buon lavoro direttore e saluto tutti quanti telespettatori. Buona giornata. Grazie, assessore. Linea alla regia.